Gentili telespettatori, buona giornata. La segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, è molto su di giri, esaltatissima, perché dopo il risultato delle europee che ha portato in maniera incredibile il Partito Democratico al 20, oltre il 24%, 24,7%, risultato assolutamente inaspettato, a questa tornata delle amministrative, delle comunali, tutti i capoluoghi di provincia sono finiti al centro-sinistra, e così lei, la grande capa del Partito Democratico, Elena Detta Elly, ha chiamato i due neosindaci di Bari, Vito Leccese, e quella di Firenze, Sara Funaro, prima donna sindaco della città, per congratularsi. Mentre lo spoglio dei ballottaggi poi si è dilungato per un po' di ore, il risultato positivo per il centro-sinistra conferma le due città più importanti, staccando di netto il centrodestra, e poi strappa appunto alla coalizione di centrodestra Potenza con Vincenzo Telesca, quasi una rivincita dopo le regionali in Basilicata, e Perugia viene strappata con vittoria Ferdinandi. Un risultato quest'ultimo ritenuto decisivo dal PD in vista delle regionali in Umbria in autunno, dove sempre la coalizione di sinistra corre per riconquistare la regione attualmente guidata da un presidente leghista. Il centrosinistra al momento conferma anche la città di Cremona, mentre tra gli altri capoluoghi al voto Lecce e Rovigo probabilmente potrebbero passare, secondo gli ultimi spogli, al centro-destra. Quindi diciamo che alla fine sembrerebbe che poi tutti i capoluoghi di provincia siano poi passati, secondo le ultime analisi sarebbero tutti passati al centro-sinistra. L'affluenza molto ma molto bassa, e la Schlein oggi alle 11 del mattino dovrebbe fare una conferenza stampa, quindi al Nazareno in via Sant'Andrea delle Fratte numero 16, una conferenza stampa per commentare la vittoria del PD e del centrosinistra ai ballottaggi delle elezioni amministrative, le prime della segretaria Elly Schlein. Parteciperanno la segretaria appunto del PD e il responsabile degli enti locali, Davide Baruffi. Possiamo dire che quando l'affluenza è molto bassa le sorprese possono essere da una parte e dall'altra, perché meno votanti ci sono, meno le statistiche, meno i sondaggi risultano poi veritieri, perché se nei sondaggi pre-elettorali c'è un campione di risposte e di votanti ad esempio al 65%, e poi alle elezioni si presentano il 48%, capirete bene che il sondaggio va a farsi benedire, quelle che sono le previsioni. Le previsioni sono poi sbagliate, risultano poi sbagliate. Pertanto con l'affluenza bassa può succedere di tutto, cambia di tutto. A questo punto, alla fine, come abbiamo commentato per le elezioni europee, non si calcola quanti elettori un partito ha guadagnato o ha perso, perché per esempio tutto il centrodestra è salito come percentuali alle europee dal 44 al 40,
7%, Fratelli d'Italia è salita di quasi 4 punti percentuali, è salita la Lega seppur di poco, è salita Forza Italia, però poi se andate a guardare i numeri, il centrodestra ha perso 1 milione di voti, però non conta se hai guadagnato o perso voti, quello che conta è la percentuale, perché ovviamente se l'astensionismo passa, non lo so, dal 60, dal 30% l'astensionismo, dal 35% arriva al 48%, ovviamente ci sono meno votanti e pertanto i partiti o un partito che ha il 30%, se l'astensionismo sale dal 35 al 60%, al 55%, ovviamente perde numero di elettori. Le riflessioni che si possono fare tante, la sinistra dice sì, vabbè, ma hanno vinto, ma hanno perso 1 milione di voti, quindi i loro elettori si sono rifugiati nell'astensionismo, ma l'astensionismo può essere dato da mille motivi, cioè l'astensionismo può essere anche dato dal fatto che un elettore dice c'è il governo di centrodestra, governerà per 5 anni, questa volta non vado a votare perché tanto il governo non lo tira giù nessuno. Quindi si possono fare 1000 valutazioni differenti e opposte quando si parla di risultati elettorali, però quello che conta sono le percentuali dei partiti, perché poi con le percentuali vinci o perdi. Quindi che i partiti alle europee abbiano vinto, abbiano preso più voti, abbiano perso voti, alla fine quello che conta sono le percentuali. Fratelli d'Italia ha quasi il 30% dell'elettorato che ha deciso di votare. Dice, ma c'è l'astensione che è il primo partito. Sì, ma l'astensione non conta, quelli che non hanno votato non contano, questa è assolutamente la realtà. Se non voti, non conti. Il tuo voto non conta nulla, non puoi dire che il primo partito è l'astensione, risultano solo chi ha votato, questa è la realtà. Questo riferito facendo un ritorno a quanto riguarda le elezioni europee. Nella prossima vedremo Nardella e un po' delle dichiarazioni che sono un po' tristi, diciamo, ma ve le racconterò nel prossimo video. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi auguro buon proseguimento di giornata, ci vediamo tra una ventina di minuti, arrivederci a tutti e grazie, buona giornata.